Signore e signori, grazie della vostra pazienza, grazie di essere intervenuti così numerosi. Non esiste al mondo la possibilità di inaugurare un teatro da 5.000 posti in una tenda senza che ci sia qualche piccolo inconveniente. Fa parte della storia dello spettacolo. D'altronde, a chiedervi scusa e a salutarvi e a ringraziarvi, sono riuniti qui questa sera alcuni dei nomi più prestigiosi della lirica nel campo mondiale e internazionale. È stato possibile riunire qui per rendere un omaggio alla memoria del genio del vostro luogo e dei vostri paesi, a Giacomo Puccini. A salutarvi con l'insolito compito per me e per Carla Fracci, assolutamente inedito, balletta di Romolo Valli, perché non ho certamente la pretesa di essere una presentatrice. È molto carino tutto questo. Faremo di tutto per non farvi ricordare Sabina Ciuffini e Mike Bongiorno. In ogni modo siamo qui con questo insolito ma graditissimo compito, che non è quello di presentatori, ma quello che nell'antico gergo teatrale si chiamava, lo sapete forse tutti, il buttafuori. È un termine un po' rozzo, un po' forte, e presupponeva una resistenza da parte del cantante o dell'attore andare fuori, perché per dire butta fuori bisogna veramente pensare a un gesto violento, ma in realtà si chiamava e si chiama ancora così. Io per esempio, che sono un attore distratto, ho sempre il butta fuori, il direttore di scena che mi butta letteralmente in scena, dove arrivo regolarmente in ritardo. Comunque il nostro compito di butta fuori lo faremo con umiltà, con semplicità e con simpatia nei vostri confronti, anche perché siamo francamente intimiditi dal compito di introdurre, come dicono in inglese, di presentare queste personalità, che è veramente incredibile, unico ed eccezionale l'essere riusciti a mettere insieme. Ma non è solo loro che vogliamo presentarvi. Vogliamo cominciare prima di tutto con un gruppo di artisti che voi amate, che tutti gli italiani amano da molto tempo, i solisti veneti di Claudio Scimone. Vorrei presentarvi ancora Joan Dorneman, è una mia cara amica, da 5 anni prepara tutte le opere per i maestri direttori d'orchestra al Festival di Spoleto, è una mia vecchia conoscenza. Vi presento il maestro Rolando Nicolosi del Teatro dell'Opera di Roma, che accompagnerà alcuni artisti. E ancora il maestro Walter Baracchi della Scala, famosissimo accompagnatore e pianista di grandissimo valore. E ora, last but not least, le nostre amiche. Carla, ti prego di aiutarmi almeno in questo, che non è un compito da valletta, ma è un compito da padrona di casa che ha il dovere di presentare queste signore, a cominciare da Grace Bambri. Leila Genger. Diosella Ligia.
Iosella Ligi. Gianna Galli. Katia Ricciarelli. Maria Chiara. Orianna Santugnone. Ileana Cotrubas. E Magda Olivero. Non è francamente molto ovvio, è molto normale che noi ci si trovi qui. Speriamo nella vostra comprensione. Ci appartiene a questo mondo. Sì, ma direi che ci apparteniamo più tu che io. Io un pochino così di per caso ho cominciato a occuparmi di lirica perché da 5 anni dirigo un festival dove si fa molta musica e allora ho dovuto anche imparare la differenza tra un si bemolle, tra un mezzo soprano e altre cose. D'altra parte, nel 1936 ho vinto le Agonali di canto come tenore lirico, nero drammatico. Ho vinto cantando l'improvviso dell'Andrea Chenier, di cui questa sera vi farò grazia, non lo canterò. D'altra parte non farò neanche quello che tutti voi vi attendevate avendo visto i manifesti, e cioè un pas de deux con Carla Fracci, non lo farò. Peccato. Non perché non lo sappia fare, ma perché sto malissimo in calzamaglia, ho un po' di grasso sui fianchi. Comunque Carla invece è stata nel mondo della lirica assai più di me e vorrei che voi sapeste perché. Carla è stata alla Scala e la più vecchia prima donna della Scala, è incredibile, ma è così. È quella che ha la più lunga carriera, sì. Quanti anni? 9 anni. E ci sono tuttora. E c'è tutto, ecco, quindi è la più vera, veramente la più vecchia, la più autorevole prima donna della Scala. E da 9 anni ha visto tutto, ha visto le opere, i balletti e poi li ha fatti diventare celebri nel mondo con le sue creazioni. Ma quando stavi lì tra le quinte a cercare di captare i segreti dei personaggi, delle opere, di questo mondo meraviglioso, così affascinante, che cosa facevi, cosa cercavi di capire? Cioè, sono esperienze grosse, insomma, sono cose si imparano e si devono vicino. È giusto, scusate. Voglio dire, la cosa importante è vedere, guardare attentamente, perché naturalmente si impara. E questo mi è servito molto. Ho guardato tanto. E hai imparato tanto. Ora, siccome noi questa sera non vorremmo che questa serata assumesse il carattere un pochino pedantesco di una commemorazione, anche perché noi riteniamo che non ci sia niente di più vivo al mondo della musica di Puccini e che non abbia bisogno di commemorazioni e tantomeno di commemorazioni pedantesche o noiose, vorremmo cominciare subito con un piccolo gioco di società, come si fa quando si sta al mare in attesa del tramonto. Le charade, sapete quei giochi per cui si deve indovinare il titolo di un film e allora si vedono dei vecchi signori eleganti che si trascinano su 4 gambe per fare Torna a casa Lessi o quelle cose lì. Ebbene, noi facciamo una piccola charada musicale. Preghiamo il maestro Nicolosi di venire un momento al pianoforte, grazie maestro, e preghiamo Carla di fare un giochetto che consiste nell'indovinare attraverso 4 piccoli mimi che abbiamo improvvisato oggi pomeriggio, 4 temi di opere che voi dovrete indovinare. Carla, vuoi farci vedere questo piccolo gioco? Lascialo acceso, eh? Thank you.
Non era particolarmente difficile, soprattutto per la bravura di Carlo e anche perché la musica ricordava qualche cosa abbastanza bene. Vediamo il secondo, se riusciamo a indovinarlo. Prego. Questo era facile, era, come avete capito, era il trovatore, una cosa facilissima da indovinare. Grazie Carla. Un gioco di società fatto con Carla Fracci è sempre divertente. Chiudiamo questa nostra piccola parentesi di charade con... Devo dire che se Carla cantasse sarebbe una gran gioia andare a vederla a teatro. Birgit Nilsen è un po' più dura come cosa. Grazie maestro Nicolosi, grazie Carla. Ancora due parole in fretta per dirvi che questa che noi abbiamo colto, Carla Fracci, io e le artiste che sono qui, è un'occasione francamente eccezionale e per la quale ovviamente siamo un po' emozionati. Eccezionale perché per la prima volta si apre uno spazio di questo genere. E il nome Bussola Domani è un nome molto, molto bello, molto francamente molto indovinato, molto simpatico. Vuol dire che si fa finalmente un discorso sulle strutture del futuro, anche sulle strutture che appaiono le più, apparentemente, appaiono le più insignificanti, le più fatue, quelle del divertimento. E voi sapete che non è così. Voi sapete che il problema del tempo libero e di come dovremmo occuparlo è un grande problema. Che qualcuno comincia a pensare a occuparlo bene e a occuparlo per delle grandi numeri, per un grande numero di persone, a me sembra francamente molto giusto e molto bello. Soprattutto se questo spazio viene utilizzato nel senso della cultura aperta, nella cultura che accoglie tutto con molta libertà, con molta indipendenza, con molto senso dello spettacolo e del piacere di incontrarsi in un grande spazio. Quindi rallegriamoci di questo spazio e rallegriamoci di essere qui a commemorare Puccini. Puccini che non ha bisogno di commemorazione, perché è l'autore presente, rappresentato in tutto il mondo e di cui non vale assolutamente la pena di fare commemorazione. Semmai varrebbe la pena di fare una cosa che ha detto un musicista di estrazione completamente diversa da Puccini, un musicista d'avanguardia che si chiama Silvano Bussotti, avete pazienza un momento. Silvano Bussotti ha detto una cosa che mi sembra molto spiritosa, ha detto l'unico vero modo di commemorare Puccini sarebbe di non eseguirlo affatto per una settimana, così ci accorgeremmo della sua assenza e dalla sua assenza ci accorgeremmo di quanto abbiamo bisogno della sua presenza, che mi sembra molto carina come idea. Che poi, se ci pensate bene, è l'idea perenne dell'amore. Ci accorgiamo di quanto amiamo una persona nel momento in cui la perdiamo. Comunque noi non commemoriamo Puccini, noi lo ricordiamo, gli rendiamo un omaggio affettuoso. Questo omaggio è fatto con una serie di favolose romanze del suo repertorio che comincia adesso per voi col nome più prestigioso, quello di Magda Olivero. Thank you.
parso un modo molto nobile di ricordare quello che fu il primo grande successo di Puccini. Nel 93, come sapete, a pochi giorni dalla prima di Falstaff a Milano. Erano tempi d'oro per la lirica. Da 7 giorni di distanza, Manon e il Falstaff. Neanche un mese dopo, Bernard Shaw dirà a Londra: in Puccini è chiaramente presente la più grande eredità del genio di Verdi. E non aveva torto, ma no, è un capolavoro assoluto, anche se, voi sapete, per anni una grande parte della critica e degli intellettuali snobbarono, come si dice, la musica di Puccini. Adesso segue un'altra aria di un altro capolavoro, perché sono tutti capolavori, è Bohème, e l'aria è Donde lieta ne uscì. Sì, Donde lieta uscì. Volevo soltanto dirvi una cosa che è abbastanza singolare, che Carla Fracci non ha debuttato come ballerina, ha debuttato come cantante alla Scala, il che mi sembra francamente una notizia singolare. Io l'ho appresa oggi pomeriggio e non vedevo l'ora di raccontarvela, perché non è una barzelletta, è vero, ha debuttato come cantante alla Scala, in condizioni assolutamente particolari, che adesso lei mi dirà. Sì, no, infatti frequentavo il balletto alla Scala e fui scelta per cantare Viva Parpignol nel secondo atto della Bohème. E questo è quanto? Sì, è vero. Hai cantato Vo la tromba e il cavallino. Sì. Ecco, Vo la tromba e il cavallino è già un'aria, insomma. È l'inizio di un'aria, di una romanza. Nel coro. E se tu avessi continuato avresti rischiato di cantare Musetta, no, mi pare. Guarda. Come dire. No? di Musetta, che purtroppo non è rappresentata qui questa sera, e volevo raccontare una cosa che racconta Puccini, molto, molto piacevole. Sapete che Puccini era pignolissimo con i suoi librettisti, non dava pace ai librettisti, è stato uno dei musicisti più esigenti e tremendi con i librettisti, e il valzer di Musetta, che è tanto bello, a parte che l'aveva scritto molti anni prima, e non credo che non sappiate, perché è una notizia molto recente, l'aveva scritto per il varo di una nave, poi l'aveva strumentato per banda, per il varo di una nave, quindi è un valzer nautico e viareggino, come origine, che mi sembra francamente una cosa singolare. Valzer nautico e viareggino. Quindi è diventato il valzer di Musetta, ma prima di diventare il valzer di Musetta, Puccini era molto preoccupato perché non trovava la cadenza giusta del verso. Allora, dopo aver tormentato Illica e Giacosa, un grande commediografo Giacosa e il suo grande librettista Illica, su questo verso, non riuscendo a fargli capire che cosa voleva, gli scrisse in una lettera: voglio un'aria che cominci più o meno con parole come queste, cocoricò, cocoricò, bistecca. Illica e Giacosa furono perplessi e sbalorditi, poi ci pensarono molto e, dopo aver riflettuto sulla metrica e sul ritmo di cocoricò, cocoricò, bistecca, Garinei sa benissimo che è difficilissimo scrivere le parole di una canzone o di un'aria, è venuto fuori solo men voi, per la via. Ecco, mi pare da cocoricò siamo arrivati quando men vo, soletta per la via. Cocoricò, cocoricò, bistecca. Questa è una storia di un librettista famoso. E ora vogliamo presentare, e ora la signora Ileana Cotrubas. La signora Cotrubas, accompagnata dal maestro Rolando Nicolosi, canta Donde lieta ne uscì dalla Bohème. Vivi al sole.
sono dei momenti francamente in cui si vorrebbe che un'aria durasse un po' di più, come in questo caso. Adesso viene, come sapete tutti, la Tosca, Vissi d'arte, e canta Orianna Santunione, accompagnata da Rolando Nicolosi. Orianna, lei ha fatto Tosca molte volte, a quanto mi risulta. Volevo farle una domanda, che non è una domanda maliziosa né indiscreta. Volevo chiederle, lei canta Vissi d'arte in piedi o semisdraiata in una gripina? Non è una domanda indiscreta, lo chiedo. Semisdraiata, molte volte semisdraiata. Bellissimo. Lei sa perché? Sì. Lo sa? Me l'ha detto oggi. Ah, beh, non si doveva dire. Questa oh, parte scusa, non so. No, dunque, no, è una storia. Maria Ieriza, una grande interprete bucciniana, alle 14, durante una Tosca, ebbe una colluttazione con Scarpia prevista, no? Cadde e si fece male, ebbe una slogatura a una vertebra sacrale, per cui rimase così com'era e cantò Vissi d'arte in quella posizione. Puccini trovò la posizione straordinaria e da allora la prescrisse come una nota di regia a cui non si doveva mancare. Nasce da un'artrosi praticamente, Vissi d'arte. Grazie. Thank you.
e fra poco sentirete Madama Butterfly. Un bel dì vedremo. E a proposito di Madama Butterfly, c'è un aneddoto abbastanza simpatico. Vieni, Romolo. Dunque. E questo è successo al San Carlo di Napoli. Dunque, durante lo spettacolo, al secondo atto della Butterfly, c'è il bimbo, no? Il console arriva e dice: caro, come ti chiami? E lui, dopo un po', fa: Pascalì. Le racconto molto male, sono terribile, scusate. Ce n'è un'altra brevissima e famosissima. A Londra, come sapete, è proibito utilizzare i bambini in scena dopo una certa ora. Per cui, per una famosa edizione del 14 allestita da Tito Ricordi a Londra, dopo molte discussioni con le unions, con i sindacati, eccetera, si dovette ricorrere non a un bambino, ma a un nano, abbastanza adulto, sui 35-40 anni. La cantante non lo sapeva e quando cominciò le sue effusioni si trovò un nano che ebbe degli attacchi incestuosi e praticamente mise in crisi questa povera madre, che ebbe un motivo di più per ammazzarsi. Bene, scusate queste divagazioni e torniamo alle cose serie. Allora, adesso, come ha detto la nostra cara Carlina, che adesso deve prepararsi per una sorpresa molto bella, adesso voi ascolterete Maria Chiara, accompagnata da Rolando Nicolosi, nel Un bel dì vedremo dalla Butterfly. Thank you.
È bello sentire cantare d'amore. Puccini canta sempre d'amore. Amori fragili, amori disperati, amori di creature che soffrono. Amore scopo della vita dei personaggi di Puccini, amore scopo della vita di Puccini. Amore come fine della vita e fine dell'amore come fine della vita. Come dirà una volta in una bellissima lettera agli amici quando dice: sono sempre innamorato come se avessi 20 anni. Quando non lo sarò più, fatemi il funerale. L'amore era il tessuto connettivo di tutta la sua invenzione, di tutta la sua creatività. E adesso ascoltiamo un'altra incantevole creatura pucciniana, che è stata francamente rivalutata e ripescata da pochissimo tempo, è la rondine, come sapete. E Katia Ricciarelli, accompagnata da John Dorneman, canta la canzone di Doretta. Avete capito che siamo arrivati alla parte della serata in cui era prevista la sorpresa che vi avevo annunciato e promesso, e la sorpresa c'è. La sorpresa consiste in un omaggio personale e particolarissimo di Carla Fracci. Carla Fracci è una doppia sorpresa, francamente, perché Carla Fracci ha inventato una coreografia e una propria interpretazione su un'aria
pressoché sconosciuta di Puccini. Un'aria che si chiama I crisantemi. Dunque, passiamo alla bellissima invenzione di Carla Fracci, profondamente riconoscenti per questa cosa che, malgrado gli enormi impegni che Carla ha in questo momento, sta ballando un po' dappertutto, ha dedicato alla vostra, più vostra che nostra, serata pucciniana. Il maestro Claudio Scimone, che vorrei che venisse a salutarvi un momento, il maestro Scimone con i suoi solisti. Vorrei soltanto una notizia dal maestro Scimone. Vorrei sapere se esistono pezzi strumentali o cameristici di Puccini. Questa è una notizia che può interessare i tanti pucciniani che sono. Puccini ha probabilmente scritto molti pezzi quando era giovane, ma non ce ne restano molti. Però quei pochi ci fanno supporre che se Puccini, come altri grandi compositori di opere italiani, avesse scritto di più nel campo della musica strumentale, forse sarebbe stato un grandissimo anche lui. Io ho dedicato personalmente molta attenzione a queste opere e credo di aver fatto la prima registrazione mondiale di due di queste opere giovanili, il Preludio Sinfonico e il Capriccio Sinfonico, nel secondo dei quali vi è il tema del primo atto della Bohème. In fondo, uno dei motivi per cui Puccini ha tenuto poco a questi pezzi quando era più vecchio era probabilmente questo: dopo avere tolto alcuni temi da questi pezzi per trasfonderli nell'opera a cui egli teneva di più, li ha in un certo senso considerati inutili, una specie di inutile precedente di lavori per lui più importanti ed impegnativi. Ma invece per noi, risuonando questa musica a distanza di tempo dalla sua morte, ritrova tutta la sua importanza e tutta la sua freschezza. In fondo, la musica italiana, come dice Verdi, parlando del suo quartetto, era nell'Ottocento pianta fuori di clima, perché la musica strumentale per gli italiani era considerata la musica tedesca, c'era il nemico, come dice Mazzini nella sua filosofia della musica. La musica tedesca è l'armonia, la nostra è la melodia. Però io sono convinto che le pagine strumentali di Verdi, di Rossini e di Puccini sono talmente belle che ci fanno veramente rimpiangere che non ci sia un repertorio sinfonico, un grande repertorio strumentale di questi geni. E lei ha il merito di averlo reso popolare. Grazie. Thank you.
abbiamo avuto questo intermezzo coreutico di cui valeva la pena di vedere. Riprende la nostra piccola storia del repertorio pucciniano e riprende con La fanciulla dell'Oeste e Giagalli che canterà Laggiù nel Soledad, accompagnata dalla signora, dal maestro Nicolosi, da Rolando Nicolosi. Del trittico pucciniano sapete tutto e non è il caso che io vi annoi con altre pedantesche citazioni. Il trittico è presente questa sera con due su tre delle opere, cioè con Gianni Schicchi e con Suor Angelica. Gianni Schicchi comincia, è la prima, e canterà Josella Ligi, per esattezza, è una giovane cantante, eccola qua. Oh.
la nostra meravigliosa cavalcata sta volgendo al termine, spero anche con vostro rammarico, oltre che mio. È stata una serata improvvisata, a cui voi avete dato un contributo francamente commovente, per partecipazione, per comprensione e per affetto. Io vi ringrazio molto. Grazie. Avevo detto due opere del trittico, infatti adesso abbiamo una celeberrima romanza e Senza mamma da Suora Angelica. La canta una soprano grandissima, amatissima, Leila Genger. Thank you.
lasciamo un po' di luce, che era così allegro, ecco, così vedo un po' di amici. Siamo purtroppo al termine. Il termine è il termine logico, prevedibile, è Turandot, l'opera incompiuta del grande maestro. E la canta una grandissima cantante, la quale per la prima volta, per voi e per noi, ha preparato una delle romanze sicuramente più ardue del repertorio pucciniano in questa reggia della Turandot. Volevo dirvi una cosa strana, che una delle malignità che più offendevano Puccini era questa, che scrivesse delle romanze brevi col dichiarato e non disinteressato proposito di fare in modo che stessero nella facciata di un disco a 78 giri. Ora, i giovani non sanno, ma insomma, a 78 giri erano i dischi prima che nascesse il long playing. Ora, dicevano che le romanze erano brevi per poter stare in una facciata sola ed essere più vendute. È chiaramente una malignità che lo faceva però imbestialire. E a smentire questa chiacchiera, ascolterete uno dei pezzi chiusi più lunghi di tutto il repertorio operistico, del repertorio pucciniano, appunto dalla Turandot in questa reggia. Lo canta Grace Bambri.
E così la nostra serata si conclude. Non andate via. Si conclude con rammarico che sia durata anche poco. Per me, con la gioia di avere fatto qualcosa di assolutamente diverso ed insolito per la mia vita di attore. Si conclude con rammarico. Si conclude con rammarico di non essere riuscito a infilare una mia romanza, cosa che avevo tentato di fare ma non sono riuscito. E prima di tutto vorrei ringraziare Carla Fracci che ci ha regalato un momento magico della sua vita. Grazie. Grazie. E questo grazie a te, grazie. Siamo riusciti a creare una coppia insolita di presentatori, credo che ci toccherà Sanremo al più presto, inevitabilmente. E ora io vorrei ringraziare e invitare in palcoscenico il maestro Scimone e i solisti veneti. È la volta dei tre bravissimi maestri che hanno accompagnato i cantanti, la signora Dornan, il maestro Baracchi e il maestro Nicolodi. Ed ora Grace Bambri. Leila Genger. Iosella Ligi. Gianna Galli. Katia Ricciarelli. Maria Chiara. Orianna Santugnone. Ileana Kotrubas.
fare una cosa tipica da presentatori in coppia, quando si dicono quella cosa all'unisono terrificante che avete visto. E ora, signori, Magda Olivero. Signori, senza cerimonie, auguriamoci che Bussola domani continui a vivere col vostro fervore, col vostro entusiasmo e che serate come queste si ripetano spesso per la vostra gioia e per la nostra soddisfazione.